Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione live di Meet Me Tonight. Io mi chiamo Camilla Colombo, sono professora al Politecnico di Milano e vi guiderò con il progetto Compass in questo viaggio dallo spazio al cyberspazio. Sì, perché come ormai un po' tutti sappiamo, la nostra vita dipende dai satelliti. Sapete che tutti i servizi, quasi tutti quei servizi che abbiamo sul nostro cellulare, dipendono da un satellite. Basti pensare alle previsioni del tempo, alla geolocalizzazione, alle televisioni, alle trasmissioni telefoniche, al monitoraggio remoto delle condizioni sulla Terra, al monitoraggio del riscaldamento globale, dell'inquinamento. Tutti questi servizi ci sono offerti grazie a un satellite che orbita sopra le nostre teste. E se non ne siete ancora convinti che i satelliti sono così importanti, passo la parola allo Space Engineer Matteo che vi guiderà nel farvi capire come potremmo vivere senza i satelliti e poi vedremo anche a cosa servono anche le grandi costellazioni, cioè i nuovi attori nelle attività spaziali che sono quelle costellazioni di 100 fino a 1000 satelliti che orbitano nello spazio. Ma passo la parola a Matteo. Grazie Camilla, quindi benvenuti di nuovo che voi che ci state seguendo. Come ha detto la professoressa, noi ogni momento in orbita ci sono migliaia di satelliti che ci offrono ogni giorno, ogni ora, ogni minuto un certo tipo di servizio che arriva a noi direttamente, come per esempio internet sui nostri telefoni. Oppure indirettamente, per esempio, attraverso le previsioni del tempo che vengono aggiornate di giorno in giorno. E infatti potete vedere, potete vedere come questi servizi si dividono tra, per esempio, l'osservazione terrestre, della superficie o dell'atmosfera, la fornitura di servizi di telecomunicazioni, per esempio di televisione o di internet, servizi di navigazione come il GPS o in Europa il sistema Galileo e altri servizi che possono andare, per esempio, anche l'osservazione dello spazio, per esempio, per studiare l'attività solare che comunque ci influenza in vari modi. Inoltre, potete vedere che tutti questi satelliti si concentrano in varie zone, in particolare si concentrano in due regioni distinte, o meglio in tre regioni distinte. Una è l'orbita geostazionaria, poi c'è anche l'orbita geostazionaria che vedete si estende a 36.000 km di altezza dalla superficie circa. Su cui un satellite compie una rivoluzione ogni 24 ore e quindi è in grado di ru ruotando alla stessa velocità con cui ruota la Terra, è in grado di restare sopra lo stesso punto della superficie costantemente e quindi o osservare la stessa regione, una regione molto vasta, oppure di fornire un segnale ad una regione altrettanto vasta, costantemente 24 ore su 24. Basti pensare, per esempio, che i satelliti, le parabole installate sui nostri tetti per la TV satellitare puntano in una direzione fissa, che quindi è quella di un satellite geostazionario. In questo modo non abbiamo bisogno di antenne, paraboliche che bisogna orientare di momento in momento in una direzione differente. Al contrario, infatti, su questa orbita si concentrano, come ho già detto, satelliti per le telecomunicazioni televisive e satelliti per l'osservazione del clima. Mentre al contrario, sull'orbita bassa, che si trova invece fino a 2000 km di altezza dalla superficie, si concentrano i satelliti per le comunicazioni a breve raggio, come per esempio internet o la radio, la telefonia, e satelliti per l'osservazione specifica della superficie terrestre. Inoltre potete notare che qui ci sono molti più satelliti perché per
per evitare di interrompere il segnale quando un satellite si muove oltre l'orizzonte, è necessario averne di più, e molti di questi satelliti si trovano su orbite polari, orbite quindi che passano sopra i poli, per sfruttare il fatto che la Terra sotto di essi sta ruotando e quindi osservare buona parte, comunque quasi tutta la superficie, durante più passaggi. E infatti su queste orbite si trovano dei satelliti, come ho detto, per le comunicazioni oppure per l'osservazione terrestre, come sono per esempio i satelliti Sentinel dell'Unione Europea, che vengono sfruttati per osservare la superficie terrestre, l'atmosfera, o per raccogliere dati, vari dati sul clima e fornire altri servizi. Possiamo vedere alcuni di queste informazioni che si riescono a usare attraverso i satelliti. Per esempio possiamo studiare l'inquinamento, possiamo studiare per esempio l'umidità del suolo, importante per l'agricoltura, possiamo studiare la temperatura degli oceani, importante per studiare il clima, e possiamo anche in alcuni casi monitorare disastri e fornire servizi per il supporto delle emergenze, come potete vedere per esempio con la mappa degli incendi. E se invece adesso andiamo a spostarci oltre l'orbita, tra l'orbita bassa e l'orbita geostazionaria, troviamo l'orbita media, su cui si concentrano principalmente i satelliti per la navigazione, come il GPS o il Galileo. Potete vedere inoltre che molti dei satelliti presenti attorno alla Terra lavorano in gruppo, in gruppi detti costellazioni, di cui poi ci parlerà il mio collega Marco più avanti. Inoltre adesso, se andiamo a vedere nel dettaglio l'impatto che tutti questi satelliti hanno sulla nostra vita, e qui potete vedere per esempio il tracciamento delle rotte aeree, delle rotte navali, che va anche a estendere per esempio il tracciamento della nostra posizione, che noi vogliamo sapere, noi possiamo vedere qual è l'impatto di questi satelliti, comunque dei servizi offerti dai satelliti, sulla nostra vita. Noi vediamo attraverso gli occhi dei satelliti, noi vediamo che la Terra è ricca di informazioni che noi siamo in grado di raccogliere e poi di ritrasmettere a tutti quanti, grazie a un punto di vista privilegiato che hanno i satelliti. Ma se noi non avessimo questo punto di vista, non avessimo questi strumenti, per esempio non potremmo andare a raccogliere informazioni sullo stato della superficie terrestre, non potremmo andare a raccogliere informazioni sull'inquinamento, non potremmo andare a raccogliere informazioni sull'atmosfera e quindi fare previsioni meteorologiche di giorno in giorno. Studiare gli oceani sarebbe estremamente più difficile, non potremmo studiare quindi il clima, e sarebbe anche molto molto più complicato ottenere informazioni da sfruttare per il monitoraggio dei disastri oppure per altre applicazioni di sicurezza. E andando a perdere l'ultimo servizio, non potremmo conoscere la posizione di aerei, navi o di noi stessi sulla superficie. Quindi vediamo che senza questo strumento, che sono i satelliti, la Terra sarebbe molto meno ricca di informazioni, e quindi ottenere queste informazioni sarebbe molto più complicato se noi invece usassimo una struttura che è basata interamente a terra. Ma grazie al lavoro di migliaia di persone, noi siamo in grado di possiamo sfruttare i satelliti per ottenere tutti questi dati, tutti questi servizi, e quindi vedere la Terra brillare di informazioni.
Questo è tutto per quanto riguarda i satelliti, grazie per l'attenzione. La parola alla professoressa. Grazie mille al nostro inviato satellitologo esperto Matteo. Ed ora invece passiamo la parola a Marco, il nostro esperto di costellazioni, che vi spiegherà non solo perché sono utili i satelliti, ma perché li mettiamo insieme a lavorare in maniera distribuita. A te la parola, Marco. Grazie Camilla, buonasera a tutti. Mi chiamo Marco Nunes e sono un dottorando presso il Politecnico Tecnico di Milano. Come anticipato, io vi spiegherò, vi darò una breve introduzione di cosa sono meglio le costellazioni e che cosa servono. Principalmente immaginate le costellazioni come un sacco di satelliti che però non vengono sparati in maniera random, ma vengono messi in una particolare configurazione geometrica in modo tale da avere delle proprietà. Guardiamo subito un esempio dato dalla costellazione GPS, che è una costellazione che serve per il posizionamento, cioè serve per fornire quello che è la posizione sul vostro smartphone, per esempio. Abbiamo sulla sinistra la costellazione e abbiamo praticamente sulla destra quello che invece prende il nome di ground track, cioè la proiezione del satellite nel suo moto intorno alla Terra sulla superficie terrestre. Andando invece nella parte inferiore del nostro gioco, possiamo notare invece la presenza di quello che è una breve descrizione che è associata alla costellazione. In particolare notiamo che in questa breve descrizione compare informazioni riguardo per esempio il segno asse maggiore, che potete immaginare come una misura di quanto i satelliti sono lontani dalla superficie, perché basta prendere questo numero, gli togliete il raggio della Terra e sapete la quota. Inoltre ci dice anche quanto questi satelliti ruotano velocemente o meno intorno alla Terra stessa. Questa costellazione è la più vecchia, infatti è stata lanciata nel 1995 e risulta anche essere la prima costellazione a dare il posizionamento per i vostri smartphone, per esempio. Un ultimo parametro importante è l'inclinazione, che è 55 gradi, perché è associata alla latitudine che voi potete andare ad osservare. Infatti, se vedete dalla ground track, l'inclinazione va da meno 55 a più 55 come la latitudine. Possiamo andare invece adesso ad analizzare quella che è l'analisi di copertura della costellazione. Cliccando quel pulsante virtualmente potrete vedere dei cerchi che sono centrati all'interno della ground track e hanno delle grandezze che risultano essere pari alla quantità di superficie terrestre che noi andiamo ad osservare. Più grande è il cerchio, più superficie vediamo. Per quale motivo è importante questo? Perché per i servizi di posizionamento, come GPS, abbiamo bisogno che un punto per poter essere visto deve trovarsi all'interno di quattro cerchi contemporaneamente, altrimenti la sua posizione non può essere ottenuta. Quindi questo è il principio fondamentale di come funzionano tutte quante le applicazioni sui nostri cellulari. Adesso possiamo andare a vedere quella con un'altra costellazione, che è la costellazione Galileo, che è sempre una costellazione per il posizionamento, però fatta dall'Europa. Questa è molto più recente e possiamo andare a vedere subito nella ground track sulla destra come risulta essere molto più affollato il disegno, perché il numero di satelliti che sono presenti su ciascun piano è elevato, cioè pari ad 8. Nella breve descrizione, anche qua, possiamo notare quindi che l'operatività della costellazione è dal 2016, quindi è molto recente, e abbiamo il segno asse maggiore, quindi la distanza dalla superficie, che è leggermente più grande. Quindi noi cosa ci aspettiamo? Che se il satellite si trova ad una distanza più grande, riesci anche a vedere quella che è una porzione di superficie terrestre che risulta essere più grande. Invece per quanto riguarda l'inclinazione risulta essere più o meno la stessa della GPS, per cui abbiamo che la latitudine risulta essere la stessa. Vediamo l'analisi di copertura e vediamo che c'è conferma di quello che è stato detto, cioè che i cerchi rispetto al caso precedente sono leggermente più grandi appunto perché i satelliti si trovano ad una distanza maggiore. Vediamo adesso quello che è l'ultimo caso invece di una costellazione, che è una tipologia differente, ed è Starlink. Questa è più famosa perché lanciata da SpaceX. Possiamo notare che questa costellazione fa parte non del posizionamento, ma serve a provvedere quello che è telecomunicazione, cioè deve fornire internet ad alta velocità a tutto il globo. In questo caso abbiamo che partire anche le cosiddette megacostellazioni, perché il numero totale di questi satelliti si prevede che debba essere pari a 12.000, che è maggiore di tutto il numero dei satelliti che esistono adesso nello spazio.
In questo caso abbiamo che le orbite sono diverse perché vanno da un'altezza di 550 km fino a 1300 km di quota. Infine, per quanto riguarda l'inclinazione, si prevede che vadano da 53 gradi a quelli che sono 81 gradi. E abbiamo inoltre che se, attualmente ci sono 895 satelliti che sono stati lanciati, però bisogna andare a sommare quelli che sono stati sommati 2 giorni fa. Abbiamo che per questa costellazione, poiché servono a fare telecomunicazione, non c'è più il vincolo di avere 4 satelliti che guardano allo stesso punto. A questo punto abbiamo che la seconda versione del nostro gioco, in cui dovete creare voi la vostra costellazione di satelliti. Come funziona questo gioco? Funziona che bisogna andare ad inserire dei semplici parametri come il numero dei piani orbitali, il segnasse maggiore, quindi la quota, il numero totale dei satelliti, l'anomalia vera, che rappresenta un parametro importante perché è la distanza che ci sta tra due satelliti in due diversi piani. Immaginate che questo parametro sta a zero, nel momento in cui compiono un cerchio, questi pam, fanno una collisione ed esplodono. Poi abbiamo l'inclinazione che è associata alla latitudine e infine l'elevazione. Questo parametro è importante perché ci dice se un punto sulla Terra è invisibile o no da parte di un satellite. Infatti quest'angolo è l'angolo che c'è tra la linea immaginaria che congiunge noi con il centro del satellite e la linea che passa sulla superficie terrestre in maniera tangente. Immaginate che se quest'angolo è pari a 90 vuol dire che il satellite sia esattamente sopra di voi, viceversa se è 0 vuol dire che non lo riusciamo a guardare. Inoltre, poiché la Terra non è piatta ma è curva, come molti invece cercano di contestare, succede invece che c'è bisogno di un minimo angolo per poter avere la visibilità di un determinato punto. Adesso purtroppo voi non potete iniziare col gioco, però potete immaginare di compilare gli spazi, lo facciamo noi per voi. E abbiamo che se inseriamo per esempio 3 piani orbitali, 24.000 km di segnasse, 21 satelliti e mettiamo 15 gradi per non farli collidere e un'inclinazione di 30 gradi, notiamo come in pochi secondi apparirà per magia la nostra costellazione e apparirà anche quelle che sono le loro tracce a terra. Inoltre nella parte in alto a sinistra appare la novità di questo gioco che consiste nella percentuale di copertura della Terra, cioè quant'è la parte di superficie terrestre che vediamo rispetto al 100%, cioè rispetto al totale. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere quella che è un'analisi della copertura terrestre, cioè i famosi cerchi che abbiamo visto prima, e possiamo giocare con i diversi parametri per far cambiare quella che è la dimensione dei cerchi. Infatti andiamo a girare la manopola, andiamo da 10 per esempio a 15 e poi a 20 e possiamo vedere come i cerchi diminuiscono, perché come abbiamo detto prima, maggiore questo parametro, minore è la porzione di terra che riusciamo a vedere dal satellite. Ma se è minore questa porzione, è ovvio che anche il nostro indice va a diminuire, infatti è diventato rosso, perché non riusciamo a vedere una quantità di terra che è sufficiente per il nostro requisito. Cosa possiamo fare allora? Possiamo andare a giocare con gli altri parametri, per esempio possiamo andare a cambiare l'inclinazione, la mettiamo pari a 55, notiamo che la copertura aumenta perché i nostri satelliti possono anche osservare le zone che prima non potevano osservare, che si trovano a delle latitudini maggiori, cioè andando per esempio verso la Russia. E l'ultima cosa ovvia è possiamo andare a giocare anche con quello che è il numero dei satelliti, cioè se noi andiamo a cambiare quello che è il numero dei satelliti, quello che noi ci aspettiamo è che effettivamente meno satelliti osserviamo B meno Terra. Infatti cambiando il numero vediamo come diminuisce a picco, se aumentiamo il numero invece aumentano. Quindi questo è per farvi capire come in questo caso il problema non è che non riusciamo a vedere i posti, ma abbiamo pochi satelliti a disposizione. Bene, spero che con questo tool e con questa breve introduzione vi abbiano fatto capire meglio le costellazioni e vi auguro un buon proseguimento nel vostro viaggio nello spazio. Grazie mille al nostro esperto Marco e come vi ha già detto purtroppo in questa versione virtuale è un po' più difficile giocare, ma non perdete le speranze, anzi preparatevi con un cellulare oltre al device che state utilizzando adesso, perché alla fine di questo breve viaggio ci sarà un gioco per voi con anche dei premi.
Come Matteo e Marco ci hanno spiegato, quindi i satelliti sono veramente importanti per fornire tutti quei servizi dello spazio che utilizziamo nella nostra vita di tutti i giorni. E stiamo parlando di tantissimi satelliti in orbita. Infatti, se 6.000 sono stati il numero dei lanci, escludendo i fallimenti dall'inizio delle attività spaziali, all'incirca questi lanci hanno immesso in orbita quasi 10.000 satelliti. Di questi circa 5.000 sono ancora in orbita e però solo 3.200 sono il numero dei satelliti ancora funzionanti. Sì, perché in orbita intorno alla Terra non ci sono solo delle macchine volanti funzionanti, ma ci sono anche dei satelliti che non sono più operativi, che hanno finito la loro vita operativa. Questi satelliti vengono denominati come detriti spaziali. In realtà, se dovessimo pensare di lanciare la missione Apollo, che è stata lanciata 50 anni fa, oggi, questa sarebbe la situazione. La sonda, prima di entrare nel suo viaggio interplanetario verso la Luna, dovrebbe attraversare questo anello di detriti spaziali. Sì, perché sapete come la nostra generazione umana ha creato sulla Terra, quello che stiamo facendo è piano piano generare anche un anello di oggetti artificiali intorno al nostro pianeta. Quindi per esempio Saturno ha un anello di rocce naturali, l'anello naturale di Saturno, beh, la Terra piano piano sta costruendo il proprio anello. Peccato che questo anello è un anello di detriti spaziali. Che cosa sono i detriti spaziali? I detriti spaziali, come ho detto, sono i satelliti non più operativi, ma comprendono anche i frammenti, quindi piccoli frammenti che sono lasciati in orbita alla fine della missione a causa del deterioramento del satellite, a causa di esplosioni e di collisioni in orbita, oppure gli stadi dei lanciatori che vengono utilizzati per immettere questi satelliti in orbita. Quindi la missione Apollo, che nel frattempo è arrivata alla Luna e si sta riavvicinando alla Terra per il viaggio di ritorno, la missione Apollo nella nuova generazione dovrà, per rientrare a Terra, dovrà ancora riattraversare questo anello artificiale di satelliti. Quanti sono i detriti spaziali? I detriti spaziali sono dell'ordine di 22.300. Questi sono i detriti che sono regolarmente monitorati dalle reti di sorveglianza spaziale. Però se guardiamo al numero dei detriti ancora più piccoli, quindi quelli che non possiamo monitorare da Terra, sono ancora di più. Infatti ci sono frammenti che vanno da 1 a 10 cm di dimensione, che sono all'incirca 900.000 oggetti, e se guardiamo agli oggetti delle dimensioni di una punta di una penna, beh, stiamo parlando di milioni di oggetti in orbita. E voi direte: perché questi oggetti così piccoli ci devono preoccupare? Ci devono preoccupare perché questi frammenti, sì, possono anche essere molto, molto piccoli, però viaggiano a velocità di 10 km al secondo. E se pensate che questo numero non è così alto, provate a convertirlo in chilometri all'ora, quindi le unità di misura che si usano per quando viaggiamo in autostrada. Ok, in quel caso sarebbe 37.957 km all'ora. Vi piacerebbe essere colpiti da un proiettile che viaggia a questa velocità? Beh, neanche ai satelliti. Infatti, una collisione con un frammento delle dimensioni di un centimetro potrebbe danneggiare completamente una missione spaziale operativa. Quindi, come modellare un numero così elevato di oggetti? Quello che facciamo nel nostro progetto Compass è quello, invece di propagare tutte le orbite di questi oggetti, che richiederebbe un altissimo tempo computazionale, è di modellarli come se fossero un fluido continuo, come se fossero un liquido intorno alla superficie terrestre. In questo modo siamo capaci di rappresentare in ogni istante, in ogni punto intorno alla superficie terrestre, in atmosfera, qual è il rischio di collisione che un satellite potrà incontrare se immesso in quella determinata orbita. Questi frammenti, abbiamo detto, si muovono a velocità elevatissime, e quindi, oltre a
modellarli, dobbiamo anche capire come pianificare le manovre per evitare le collisioni in orbita, evitare gli incidenti nello spazio. Di questo ce ne parlerà il nostro esperto Juan Luis dalla Spagna. Ciao, sono Juan Luis Gonzalo, ricercatore postdoc. E come puoi notare sono in spagnolo, quindi spero di poter rendere il mio italiano abbastanza chiaro per tutti. Allora, immagina di dover attraversare l'autostrada bendato, ricevendo istruzione tramite messaggi audio da qualcuno a 2 chilometri di distanza. Può sembrare assurdo, ma è la vita quotidiana dei satelliti e degli operatori a terra. Nella regione più bassa dello spazio, dove la Stazione Spaziale Internazionale si trova a un'altitudine di circa 400 km, le velocità dei veicoli spaziali sono vicine a 7,7 km al secondo. Sono più di 27.000 km all'ora. E i satelliti non possono vedersi, quindi dipendono dai comandi inviati dalla Terra. Potresti pensare, il problema si risolve pianificando il traffico in anticipo. Ma i satelliti non possono fermarsi come a un semaforo. E oltre ai satelliti ci sono migliaia di detriti spaziali che non possiamo controllare. E a volte sappiamo a malapena dove si trovano. Per risolvere questo problema utilizziamo radar e telescopi da Terra per seguire i diversi oggetti in orbita attorno alla Terra. Ma non possiamo vedere oggetti più piccoli di 5-10 cm e anche per quelli più grandi possiamo solo stimare la loro posizione entro qualche centinaia di metri. Quindi, quando prevediamo un avvicinamento ravvicinato tra due oggetti nel prossimo futuro, non possiamo essere veramente sicuri se si scontreranno. Quando ciò accade, monitoriamo la situazione e come il rischio evolve nel tempo. Se il rischio è troppo alto, normalmente superiore allo 0,01%, progettiamo una piccola manovra di prevenzione della collisione e la carichiamo per essere seguita dalla navicella qualche ora prima dell'incontro pericoloso. Tuttavia, queste manovre consumano parte del propellente del veicolo spaziale e non ci sono ancora distributori di benzina nello spazio. Quindi dobbiamo progettare le manovre con molta attenzione per spendere il meno carburante possibile. Parte della nostra ricerca, come si guarda nel video, si occupa della progettazione di manovre di prevenzione delle collisioni per massimizzare la separazione o ridurre al minimo il rischio di collisione. Non c'è modellare le incertezze nelle posizioni e velocità degli oggetti e come influenzano le manovre. Ma cosa succede se decidiamo di non fare nulla? E nella maggior parte dei casi i satelliti passeranno molto vicini senza toccarsi e dopo tutto il rischio di collisione di avvertimento potrebbe essere inferiore all'1%. Ma se si scontrano, si distruggeranno completamente e creeranno nuvoli di piccoli detriti spaziali che si diffonderanno e metteranno a rischio altri satelliti nella regione. Questo è stato il caso della collisione Iridium Cosmos. Il 10 febbraio 2009, i satelliti per comunicazione attivo Iridium 33 è entrato in collisione con il satellite inattivo Cosmos 2251 ad una velocità di 40.120 km all'ora, creando più di 3.000 pezzi di detriti. E anche se la collisione è avvenuta a un'altitudine di 790 km, molti dei frammenti hanno ridotto la loro altitudine nel tempo e ora minacciano anche la Stazione Spaziale Internazionale. Se vogliamo mantenere uno spazio pulito per il futuro, dobbiamo evitare questo tipo di collisioni, che generano grandi nuvoli di detriti pericolosi. Se si verificano troppe collisioni ora, le nuvole di detriti causeranno una cascata di nuove collisioni, fino a quando tutto lo spazio non diventerà inutilizzabile, la cosiddetta sindrome di Kessler. Abbiamo solo un cielo e teniamolo pulito. Grazie al nostro Juan e continuiamo il nostro viaggio nello spazio per capire quindi come promuovere un uso sostenibile dello spazio.
Beh, lo possiamo fare, come ci ha spiegato Juan, evitando delle collisioni in orbita, ma possiamo anche cercare di rendere più conveniente la manovra di fine vita di un satellite. Questo è quello che è stato proprio fatto per la missione Integral. La missione Integral è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea che è in orbita da molti anni, una missione scientifica che ha portato tantissimi dati per lo studio dello spazio profondo. Questa missione si trova in orbita altamente ellittica, come vediamo da questo video, e proprio per questo la sua orbita si modifica nel tempo a causa delle perturbazioni orbitali, cioè quelle forze naturali che agiscono oltre alla gravità della Terra, quindi per esempio la gravità della Luna, la pressione di radiazione solare, la resistenza aerodinamica e così via. Sono proprio le perturbazioni orbitali che noi abbiamo sfruttato in uno studio con l'Agenzia Spaziale Europea per studiare la fine vita di questo satellite. Infatti, il satellite Integral è un satellite veramente grande. Immaginatevi vedervi atterrare a terra questo satellite. Quello che abbiamo fatto è di studiare una manovra ottimale per non lasciarlo nello spazio, ma per farlo rientrare a terra alla fine della propria vita. E quindi una manovra è stata effettuata nel 2015 dall'Agenzia Spaziale Europea che ha permesso di spostare questo satellite, pensate, in un'orbita ancora più lontana dalla superficie terrestre. Ma questo spostamento orbitale ha fatto sì che poi la Luna farà il suo lavoro. Infatti la Luna agirà sull'orbita del satellite dal 2015 fino al 2029 e permetterà a questo satellite di fare surfing seguendo queste forze naturali. E quindi cosa succederà? Che senza ulteriori manovre nel 2029 questo satellite rientrerà in atmosfera, gran parte di esso si brucerà in atmosfera e atterrerà ad alte latitudini, permettendo di non lasciare questo grande satellite in orbita non utilizzato. E infine, come promuovere un uso sostenibile nello spazio? Facendo delle predizioni di rientro accurate, ma pensando di lavorare anche nel sistema solare, quindi non solo in orbita intorno alla Terra, perché anche nel sistema solare dobbiamo assicurare la protezione planetaria. Di questo ce ne parlerà il nostro esperto di Planetary Protection, Alessandro. Ciao a tutti, grazie Camilla. Come brevemente anticipato, io mi occupo di traiettorie interplanetarie. Immagino possa sembrare un argomento un po' esoterico, però andremo nel dettaglio a vedere una missione proprio applicata in modo da capirci un po' meglio e anche guardare più da vicino che cosa sta effettivamente succedendo a questo satellite. Adesso parliamo di questa missione operata da ESA e NASA che si chiama Solar Orbiter ed è una missione alle regioni più interne del Sistema Solare. Questa missione infatti sfrutta passaggi ravvicinati in sequenza con Venere per poter alzare l'inclinazione dell'orbita di questo satellite in modo da poter osservare meglio le regioni polari del Sole, che sono diciamo ancora un po' inesplorate agli occhi dei nostri scienziati. Se vi state chiedendo quante cose bisogna tenere in considerazione prima di poter lanciare una missione di questo tipo, beh sì, sono tantissime. Vi basti pensare che il satellite va così vicino al Sole che dobbiamo pensare in anticipo a una struttura particolare per non farlo collassare. E allo stesso modo, siccome a milioni di chilometri di distanza, non abbiamo la capacità di controllarlo in tempo reale. Diventa quindi necessario capire alla perfezione che cosa potrebbe succedere e anche che cosa potrebbe andare storto. Con il progetto Compass, infatti, ci occupiamo di cercare di capire che cosa, per esempio, piccole incertezze sulla misura della posizione iniziale, oppure un piccolo allineamento sbagliato dei nostri propulsori, in quale modo queste cose possono poi impattare sul futuro della missione, in modo da poter poi vedere un po' meglio e visualizzare anche noi quale impatto queste cose possono avere. Diamo un'occhiata più da vicino a che cosa succede in uno di questi passaggi ravvicinati. I punti che vedete apparire ora in questo grafico sono il risultato della simulazione di queste incertezze. Provate a pensare che semplicemente un anno fa tutti questi punti erano semplicemente pochi metri di distanza l'uno dall'altro, mentre ora sono enormemente separati. Questa immagine è in proporzione reale con le dimensioni del pianeta Venere che potete vedere in centro. Alcuni di questi punti, se vedete, infatti risultano anche impattare con questo pianeta. Quello che poi noi andiamo a fare con queste informazioni in Compass
e calcolare la probabilità che questa incertezza sulla condizione iniziale ha su quanto questa missione possa poi impattare con questo pianeta. Infatti, se questa probabilità di impatto risulta troppo alta, la missione non può essere lanciata. Inoltre, quello che poi la fisica delle orbite ci dice ha prodotto queste sorte di fasce che vedete gradualmente riempirsi. Infatti noi sappiamo che se uno di quei punti finisce esattamente all'interno di una di quelle fasce, sicuramente ritornerà vicino a Venere un po' più avanti nel tempo. Ma oltre a semplicemente sapere, in modo da poter evitare ulteriori pericoli futuri e quindi pianificare missioni più sicure, possiamo anche sfruttare questa conoscenza per poter disegnare le missioni stesse in modo più efficiente. La traiettoria che ora vedete disegnata, i puntini che vedete muoversi, pensate, sono stati calcolati in meno di un secondo, mentre invece le tecniche convenzionali di disegno di traiettorie interplanetarie richiedono diverse ore, se non addirittura diverse settimane, semplicemente per mettere le due traiettorie in modo sincrono. Io con questo ho finito, grazie per la vostra attenzione, ripasso la parola a Camilla che ci parlerà di sostenibilità spaziale. Grazie mille Alessandro, e continuiamo il nostro viaggio nella direzione della sostenibilità spaziale, perché come abbiamo visto ci sono nuovi attori nelle attività spaziali e vogliamo lo spazio come ambiente resiliente, e quindi come armonizzare il boom delle attività spaziali con la loro futura sostenibilità e come misurare la capacità di questo ecosistema, l'ecosistema spaziale. Sì, perché lo spazio, un po' come tutti gli altri ecosistemi, quelli sulla superficie terrestre, va salvaguardato. E infatti, se guardiamo all'aumento del numero di detriti e di oggetti intorno alla Terra negli anni, vediamo che questo aumento ha avuto un effetto esponenziale, un po' come tutti gli altri problemi ambientali, quindi la deforestificazione, l'acidificazione degli oceani, la diffusione della CO2 nell'atmosfera, la plastica nell'oceano, e quindi anche il problema dei detriti spaziali va risolto, e va risolto ora, senza aspettare che sia troppo tardi. Come facciamo a risolverlo? Come facciamo a disegnare missioni più ecologiche? Lo facciamo studiando la missione nell'intero ciclo vitale della propria vita, dalla produzione fino al lancio, fino alla fine vita di questo satellite. Questo viene fatto sfruttando e sviluppando degli indici, un po' come gli indici degli elettrodomestici o gli indici energetici delle abitazioni, per definire quanto una missione spaziale è una missione ecologica, oppure quanto inquinamento questa missione spaziale genererà nello spazio, o ancora per misurare la capacità globale dello spazio, quindi per capire fino a quando possiamo lanciare senza regole nella giungla dei lanci spaziali o quando dobbiamo iniziare a prendere delle conseguenze. Quindi il problema dei detriti spaziali, come tutti i problemi ambientali, è un problema di natura globale. La sua soluzione, come tutti i problemi ambientali, richiede una forte cooperazione internazionale per definire le misure di prevenzione e di mitigazione. E come tutti i problemi ambientali, il contributo di ognuno di noi, anche il vostro, è importante. E con questo vi lascio ora alla parte più divertente del nostro viaggio. Passo la parola a Mirko. Buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi connessi questo pomeriggio a questa, diciamo, edizione un po' inusuale di Meet Me Tonight, completamente virtuale. E sono sicuro che avete imparato moltissimo dai miei colleghi alle loro presentazioni precedenti, e siccome, diciamo, siamo all'università, facciamo parte di un'università, non potevamo esimerci da fare un piccolo test, e se volete partecipare, spero che vogliate partecipare, potete connettervi con un dispositivo, col vostro cellulare, al sito www.kahoot.it che vedete in sovraimpressione e che potete anche trovare nei commenti. E quando vi sarete connessi vi verrà chiesto di inserire un PIN che vedete in sovraimpressione. Se voi inserite questo PIN, e che vi mostrerò anche successivamente, se voi inserite questo PIN potrete accedere al quiz che vi mostrerò tra pochissimo. Giusto per darvi un'idea di come sarà il quiz, quello che vedete in sovraimpressione sulla sinistra è quello che vi mostrerò io attraverso il mio schermo e dove vi farò vedere le domande.
quindi col dispositivo che state utilizzando adesso e durante la diretta vedrete le domande col mio schermo che verrà condiviso e sul vostro cellulare, il vostro smartphone, vedrete invece lo schermo a destra che vi permetterà di selezionare la risposta. Ovviamente la risposta che voi volete dare è quella corrispondente al colore e simbolo che poi vedrete sullo schermo. Ok? Adesso condividerò il mio schermo e andremo sulla piattaforma per il quiz. Ricordatevi nel frattempo di registrarvi con il PIN che vedete in sovraimpressione e registratevi con il vostro nome. Adesso dovreste vedere il mio schermo e vedo che ci sono già diversi concorrenti, siamo 42, 43, stanno aumentando rapidamente, bene. Aspetto ancora qualche istante per poi iniziare il quiz. Intanto vi anticipo un po' che il quiz ha una decina, 10-12 domande e per ogni domanda avrete circa 30 secondi per rispondere e alla fine vedremo chi avrà vinto e poi potrete scoprire un premio alla fine di questo quiz, un premio diciamo spaziale. Vedo che stanno aumentando tutte le persone che stanno connettendo, aspetto ancora un po'. Elon Musk, abbiamo in linea Elon Musk. Addirittura. Ok. Vediamo se si stabilizza. Ok, siamo quasi, direi. Allora, se non avete mai giocato a Kahoot, la prima domanda sarà una domanda di test. Molto molto semplice e tutte le altre domande comunque sono relative a quello di cui hanno parlato i miei colleghi in precedenza e quindi sono convinto che farete benissimo. Direi che adesso possiamo cominciare. Ce li abbiamo quasi tutti, Mirko. Sì, sì, sì. Direi che secondo me possiamo cominciare. Sì, sì. Se no poi finiamo troppo tardi. Cominciamo. Allora. Preparati. Vediamo. La prima domanda è: cosa studia il progetto Compass? Vediamo se avete imparato. Sì. Vediamo un po'. Ok. Quasi tutti hanno fatto bene, qualcuno mi ha sbagliato. Probabilmente, però questa era una domanda di test, ricordatevelo, che quindi non valeva nessun punto. Abbiamo ricevuto un po' poche risposte rispetto a tutti i concorrenti che stanno partecipando. Spero che abbiate tutti fatto in tempo a rispondere, ma avevamo dei limiti di tempo per il quiz. Potete leggere anche la domanda in alto ed ora ve la leggeremo da qui in poi. Sì, tanto sì. Questa domanda non aveva punti, non vi preoccupate. Ora ogni domanda ve la introdurrò e avrete 30 secondi per rispondere. Dai, cominciamo con il vero quiz. Allora, questa ovviamente la classifica non c'è, quindi la prima vera domanda è: quante manovre ha dovuto effettuare la Stazione Spaziale Internazionale dal 1998 per evitare collisioni? Abbiamo quel triangolo, 428, col rombo. Manovre della ISS. La Stazione Spaziale Internazionale, vediamo chi la indovina. Potete anche cercare su internet, avete ancora 15 secondi. Tic toc, tic toc, tic toc. Risposte un po' variegate, ma diciamo 13 persone sono riuscite a dare la risposta corretta, che era 27 manovre. Diciamo che la Stazione Spaziale Internazionale sta in una zona in cui non ci sono così tanti detriti, quindi se la cava con non troppe manovre, diciamo. Vediamo adesso, passiamo alla prossima domanda. Allora, la prossima domanda è: qual è il motivo principale per cui si usano le costellazioni di satelliti? Questo è quello di cui vi ha parlato Marco
oggi, poco fa. Perché si usano le costellazioni di satelliti? Questa domanda, controllate bene le risposte, perché sono un po', diciamo, simili, quindi siamo stati un po' cattivelli. Ecco che arrivano le risposte. Sì. Ci siamo. Dai, la maggior parte delle persone ha risposto correttamente. Bravi, telecomunicazioni e servizi di posizionamento. Ottimo Bravo. Lavoro. Cercheremo di leggervi anche le risposte, perché sappiamo che nella diretta live ci sono poi qualche ritardo, sì. Quindi vi aiuteremo un po' con le risposte. Allora, proviamo a proseguire e vediamo. Per ora abbiamo in testa il mago, che ha risposto non solo bene, ma anche velocemente, perché più velocemente rispondete, più punti prendete. Allora, quarta domanda. Quanti satelliti prevede di avere in orbita SpaceX quando la costellazione Starlink sarà completata? Allora, rosso, circa 12.000. Blu, circa 1.000. Arancione, circa 8.000. O verde, circa 4.000. Elon dovrebbe sapere la risposta, sì, era tra i nostri partecipanti e anche tra i nostri partecipanti d'altro. Esatto. Speriamo la sappia, almeno lui. Vai, rosso circa 12.000. Tante risposte, tante risposte. Bravi, state diventando bravi con l'esame. Forse l'abbiamo fatto troppo facile, oppure sono stati troppo attenti, troppo bravi. Vediamo, dai. Vediamo se il mago si è riconfermato in testa. Sì, Marco M. C'è stato un po' di cambiamenti nelle prime 5 posizioni. Vediamo però che Elisa e Gigi stanno salendo in classifica. Prossima domanda è: quanti satelliti devono osservare contemporaneamente un punto sulla superficie terrestre per ottenerne la posizione? Ok, rosso, almeno questo uno. Ve l'ha spiegato il nostro satellitologo Marco. Se volete almeno 4 con l'opzione blu, almeno 5 l'opzione arancione e almeno 3 l'opzione verde. Vediamo, molte risposte che arrivano e quasi tutti hanno risposto correttamente, quindi vuol dire che sono stati tutti attenti quando spiegava Marco e anche che Marco ha spiegato bene probabilmente. Bravo Marco, che ha una carriera alla radio. Praticamente. Qui abbiamo un leaderboard che si sta un po'... I primi due posizioni sono abbastanza stabili, ma la terza è combattuta tra Giulietta, Gigi e David Tomusa in questo momento. Vediamo come proseguiranno con le prossime domande. La grandezza della Stazione Spaziale Internazionale in orbita è simile a... Rosso, un camion. Blu, una casa. Arancione, una macchina. O verde, un campo da calcio. Le dimensioni della Stazione Spaziale Internazionale. Rosso, vediamo, un camion. Vediamo. Blu, una casa. Giallo, una macchina. Verde, un campo da calcio. Come grande l'ISS? Con questa domanda si possono recuperare posizioni se si risponde velocemente, secondo me. E infatti quasi praticamente tutti hanno risposto bene. Vediamo se ci sono stati dei cambiamenti. Vediamo nella classifica. Stanno risalendo, c'è stato un cambiamento tra la quarta e la quinta posizione. Sta arrivando David. Eh sì, e ben 9 giocatori hanno risposto correttamente a 3 domande consecutive. Vediamo. Scavalliamo adesso la metà del quiz. E vogliamo sapere qual è il tempo minimo che impiegherebbe l'uomo per arrivare su Marte con una navicella. Quindi opzione rossa, circa 2 anni. Blu, tra 1 o 2 mesi. Arancione, tra 4 e 6 mesi. E verde, tra 5 e 10 giorni. Vediamo. Questi sono, diciamo, quello che vorremmo fare nei prossimi anni, no? Portare l'uomo su Marte e vedere se riusciamo a stabilire una sorta di colonia, non so, nei prossimi 10 anni probabilmente. Circa 2 anni rosso, 1 o 2 mesi blu, 4 o 6 mesi giallo. C'è stato un po' una split decision, quindi però la maggior parte delle persone ha dato la risposta corretta, tra 4 e 6 mesi. Vediamo.
Giulietta e David hanno scalzato e si sono portati in seconda e terza posizione. Abbiamo un discreto cambiamento nel leaderboard, ma il mago è sempre costantemente primo, con un buon margine. Vediamo se riuscirà a mantenerlo. Allora, prossima domanda abbiamo: qual è il numero di detriti spaziali regolarmente monitorati dalle reti di sorveglianza spaziale? Quindi in rosso 11.600, in blu 210.800, in arancione 22.300 o in verde 1.400? Quanti detriti monitoriamo tutti i giorni? Quindi quelli un po' più grossi, diciamo. Quanti ne riusciamo a monitorare? Vediamo se si sa questa risposta, se i nostri telespettatori la sanno. Sì, molti, molti hanno risposto bene. Vuol dire che sono stati attenti durante la spiegazione di Camilla quando introduceva la problematica dei detriti spaziali. E vediamo un attimo se la classifica si è mossa. Eh sì, bene. Sì. Mirko dalla regia ci dicono di passare alla prossima domanda per poter avere il tempo della premiazione. A che velocità è avvenuto l'impatto tra i satelliti Cosmos e Iridium nel 2009? Rosso 12.300 km orari, blu 1.450 km orari, arancione 42.120 km orari e verde 140 km orari. La velocità di impatto tra Cosmos ed Iridium. Vediamo. Questo è un po' difficile. 1.450, 42.100. Ottimo. Molto bravissimo. 42.120. Bravo il mago, bravo David. Acceleriamo un po' che siamo alla regia. Come si chiama il sistema di posizionamento europeo per la localizzazione dei punti sulla superficie terrestre? Rosso Galileo, blu GPS, arancione Beidou o verde GLONASS? Attenzione, quello europeo, Attenzione. Vogliamo sapere quello europeo, di cui vi ha parlato Marco all'inizio della nostra presentazione. Galileo rosso, GPS blu, Beidou giallo, GLONASS verde. Come si chiama il posizionamento europeo? Dai, tutti molto bravi, dai. Hanno imparato quasi tutti, se lo ricordano quasi tutti. Adesso passiamo alla penultima domanda. Quali servizi non hanno bisogno di un satellite? Non hanno, attenzione. In rosso, monitoraggio degli incendi. In blu la geolocalizzazione, in arancione le previsioni del tempo e in verde le previsioni dei terremoti. Abbiamo visto che ci sono tantissimi servizi che hanno bisogno di satelliti, ma uno di questi non ne ha bisogno. Quale? Incendi, previsioni del tempo, geolocalizzazione o previsioni dei terremoti? Bravissimi, dai, bravi. Quasi tutti. E adesso tutti abbiamo un'ultima. Un'ultima domanda, non domanda, che è: qual è la cosa che ti ha interessato di più quest'oggi della presentazione di Compass? Scrivete la vostra risposta e poi vedremo un po' quali sono state le vostre preferenze. Scrivete, è una risposta aperta, potete scrivere. Sì, è una risposta aperta, potete scrivere quello che volete. Siamo a 3 domande. Non è facile scrivere velocemente, lo so, purtroppo avevamo poco tempo da dedicare a questa domanda. Vai ragazzi, rispondete, questa domanda fa parte anche dei premi Mircone Nazionale, le costellazioni, troppa lag, ci dispiace, ma questo non è lo sappiamo, ci dispiace, non è era fuori dal nostro controllo. Ok, ma se vi è piaciuto il quiz sappiate che domani abbiamo un altro evento e potete partecipare e magari sarete più veloci nel rispondere. Primo classificato il mago, secondo David, terza Giulietta. Bravi a tutti. Bravi a tutti. Ma ora possiamo andare alle premiazioni. E chiedo alla regia di passare sul mio schermo.
arriviamo alle premiazioni e passiamo la parola ancora al nostro satellitologo Matteo, perché una sorpresa è che avete vinto tutti. Matteo, lascia la parola a te per il premio. Quindi per concludere vi ringraziamo di aver partecipato e partecipando vi siete guadagnati il filtro dei satelliti e detriti spaziali targato Compass, come potete vedere, che potete andare a trovare sulla nostra pagina Instagram. Andate nelle storie e troverete il filtro da poter provare e usare nelle vostre storie. Ancora grazie. E... grazie a tutti, vi aspettiamo nelle nostre storie, ma soprattutto vi aspettiamo nella nostra diretta domani. Vi ringraziamo per aver partecipato e arrivederci a tutti nel nostro viaggio dello spazio con Meet Me Tonight e Polimi. Ciao a tutti!